tre domande delle altre parti civili. Avvocato Repici, penso che non ce ne sono altri, vero? Prima? No. Avvocato Repici. Grazie Presidente. Avvocato Repici, buongiorno signor Onorato. Buongiorno. Una prima cosa, il luogo nel quale Armando Bonanno trascorse un periodo di latitanza dove lei vide anche Gaetano Scotto, lei sa chi era il proprietario di quel sito? Di quel terreno? Sì. Perché era un terreno dove si custodiva pure dei cavalli, c'era un cavallo, Sì. poi ne è arrivato un altro, dove si facevano delle riunioni pure con persone della commissione, certe volte veniva Nigraviano, certe volte veniva Peppuccio Lucchese che ancora non era stato arrestato, parlo 87-88. E lei sa chi Il era il terreno era di proprietario? Armando Bonanno, cioè il terreno era... ci abitava Armando Bonanno che si faceva la latitanza, ma era una proprietà che aveva messa a disposizione dello Scotto, di Gaetano Scotto, di Pietro Scotto, i fratelli Scotto. Ah, quindi erano stati i fratelli Scotto a mettere a disposizione il terreno ad Armando Bonanno. Beh, sì. È corretto? Sì. Senta, lei ha mai saputo nulla della morte di Armando Bonanno? Io la morte di Armando Bonanno dovevo essere anche lì a partecipare, poi successivamente poi mi comunicò, se non erro, assieme a Salvatore Biondino, mi comunicò, se non erro, c'era pure Mimmo Ganci, che era stato già tutto a posto, che l'avevano già strangolato, e quindi perché mi aveva detto che lo dovevamo strangolare da un giorno all'altro e mi aveva messo lì di andarci più spesso da Armando Bonanno e verificare tutte le persone che andavano a trovarlo. Voleva sapere chi veniva a trovarlo e chi non veniva a trovarlo. E tutte le volte che ero lì venivano tutte quelle che venivano a trovarlo, sia i Cangemi, sia i Ganci, sia Lucchese, sia i Graviano, insomma, tutti quelli, lo Scotto, Gaetano Scotto, i Vegna, i Galato, tutto quello che venivano lì io segnalavo a Salvatore Biondino, di cui poi lui ne prendeva atto. Più o meno, in che epoca venne ucciso Armando Bonanno? Estate 87, Bene. siamo settembre-ottobre 87, perché mi ricordo benissimo, Bene. E senta. perché ero uscito io dal carcere, agosto, mi ha dato un appuntamento a Armando Bonanno che mi ha fatto trovare una bottiglia di champagne e lì ho trovato tutte le persone, insomma, che abbiamo bevuto questa bottiglia insieme perché avevo uscito io dopo 3 anni, dall'84 all'87, e lì, insomma, c'era pure Gaetano, no, mi sembra che Gaetano Scotto ancora non c'era, non mi ricordo. E qui in quel periodo lì successivamente poi è stato strangolato. Sì, lei conosce, ha mai appreso i motivi per i quali Armando Bonanno fu ucciso? Armando Bonanno è stato ucciso perché si diceva in Cosa Nostra che si stavano organizzando contro Salvatore Biondino, Pippo Gambino, Totò Riina, contro di loro. Sia lui che il Puccio, quello che era stato ammazzato al Luciardone Ma dentro il carcere, avevano nel tutto un suo ricordo collegamento. chi fu ucciso prima, Bonanno o Puccio a Lucciardone? Ma non mi ricordo se è stato ucciso prima Puccio, ma comunque avevano tutto un collegamento, queste cose, Bonanno, Puccio, Carollo. Preste Filippo, tutte queste avevano tutto un Senta, collegamento. e lei che era stato incaricato dello strangolamento, sa
per quale motivo fu ucciso Corona? Corona era molto intimo con alcuni personaggi di questi, però loro portavano il fatto dell'uccisione di Corona, era stato che l'accusavano che aveva fatto delle rapine anche alla stazione, al Banco d'Italia, non so, non mi ricordo in questo momento, senza essere autorizzato, ma ancora di più per il fatto che aveva avuto un contrasto con Salvo Madonia dentro il carcere, per questioni di calcio, di pallone, perché lui Corona era un calciatore, giocava al calcio, in promozione, se non ricordo male. E aveva avuto un contrasto a livello calcistico con Salvo Madonia e gliel'ha fatto pagare. Ma ho saputo successivamente. Sì, ma a lei quindi risultava che Corona fosse legato al giro di Puccio, Bonanno, a quelli lì? No, più che altro, se non ricordo male, per il fatto delle rapine. E poi c'era pure questo fatto che aveva avuto il suo contesto con Salvo Madonia. Allora, avevo capito male. A me era sembrato che lei avesse detto che Corona avesse rapporti con quelle persone che erano state uccise perché si erano messe contro il gruppo, lei ha indicato, Madonia, Gambino, eccetera. No, ma fu in quel periodo, ma se può essere pure... No, che, io non le ho chiesto l'ipotesi, sì, signor... Per carità, può essere pure che quella è stata anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché lui aveva avuto contrasti con Salmo Madonia, e già... gliel'avevano sistemata sta cosa dentro il carcere, però Salvo Madonia non era uno che... Salvo Madonia e i fratelli Madonia lasciavano convinto la stessa scuola di Totò Riina all'uomo d'onore o anche alla persona che ha avuto il contrasto, lasciavano convinto che l'avevi convinto e te ne andavi convinto. Va bene. Però, cioè, scusi avvocato, per non lasciare questo, cioè, mi pare di aver capito, lasciavano convinto il loro, diciamo, contendente del fatto che era tutto a posto e poi invece l'ammazzavano? Agivano, sì. Ecco, era questo, va bene. Sì, ti lascio convinto che mi hai convinto, però va bene, d'accordo. E poi va bene, onorato, il concetto è chiaro, grazie. Senta, lei conosce il motivo dell'omicidio di Agostino Marino Mannoia? Agostino Marino Mannoia, c'è sempre, diciamo, il fatto che si sa, non lo so il motivo, però si diceva che era il fatto che si erano messi anche assieme, faceva parte pure di questa situazione, che si erano opposti. Ho capito. Ora, senta... Armando Bonanno aveva un ruolo all'interno della famiglia? Armando Bonanno, quando è stato strangolato, funzionava come capomandamento, infatti tutti andavano, era lui il referente dei Madonia, perché i Madonia fu in quel momento erano tutti in carcere, c'era solo Nicola Trapani, ecco, di Trapani, che veniva pure a trovarlo ad Armando Bonanno, ma quello che c'era Ciccio Trapani pure, il papà di Nicola. Sì, e le volevo chiedere. Lui funzionava come mandamento, aveva preso il posto di Nino Madonia in quel momento. Quindi in quel momento era reggente Armando Bonanno, e ucciso sì. Armando Bonanno, chi prese il suo posto? Ucciso Armando Bonanno, e il suo posto lo prese Ciccio di Trapani, Francesco di Trapani. Francesco di Trapani aveva rapporti di parentela con i Madonia? Sì, erano parenti, sì. E senta, ma aveva, diciamo,
competenza territoriale per Cosa Nostra anche in altro territorio di Trapani? Sì, e quale? Sì. Mi sembra che non, se non erro, lui aveva il territorio di Cinisi. Ecco, e a lei risulta se nella zona di Cinisi, di Trapani e Madonia avevano una base, proprio una un'abitazione, un appoggio? Sì, avevano una villa che poi questa villa era intestata ai Graziano, ai parenti di mia moglie, se non erro, se non ricordo male. E sa dove si trovava? No, 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 non ci sono mai andato io, perché poi io successivamente non ci sono andato. E il nel territorio di Carini, di Trapani, aveva un qualche ruolo, una qualche capacità di influenza? Sì, era il mandamento. Lui abbracciava pure la parte di Cinisi, Terrasini, Carini. Ho capito. Senta, una, in realtà l'ha già detto, volevo una precisazione. I mandamenti di Resuttana e di San Lorenzo alla fine degli anni Ottanta, in che modo regolavano fra di loro i rapporti? Erano in buoni rapporti, ma stiamo parlando di fine anni 80? Sì, 89. Ah, sì. San Lorenzo e Resultana erano due mandamenti diversi. San Lorenzo arrivava fino a Carini, Isola delle Femmine, Partanna Mondello e San Lorenzo, mentre Resuttana aveva Acquasanta e Ranella. Sì, e questi sono i territori, le dinamiche fra i due mandamenti, fra i vertici dei due mandamenti, quali erano? Erano in buoni rapporti, erano rapporti intimi, tutta una cosa, erano loro che comandavano Cosa Nostra, Resuttana, San Lorenzo e Corleone. Quindi i tre mandamenti più potenti. Quindi Resuttana San Lorenzo era diciamo il gruppo di comando di Palermo alleato a Riina, è corretto? Sì. Questi tre erano quelli che comandavano Cosa Nostra assieme con la Noce. Anche la Noce era alleata fortemente con loro. Lo ha detto il cognato di Pippo Gambino, Raffaele Ganci. Senta, signor Onorato, avvocato, l'ho detto, ma insomma glielo facciamo ripetere. L'avvocato le ha chiesto i rapporti tra i vertici del mandamento di San Lorenzo e di Resuttana. Siccome ha fatto riferimento a un periodo preciso, diciamo intorno agli anni all'89, esattamente i vertici di questi due mandamenti, che quindi erano in così stretti rapporti, rispettivamente di San Lorenzo e di Resuttana, quali erano? Erano tutta una cosa. Sì, e chi erano questi vertici, se lo vuole ripetere? Erano Pippo Gambino e Ciccio Madonia, che poi si istituivano Nino Madonia e Salvatore Biondino. Esatto, quindi di fatto poi gli operativi erano da un lato Salvatore Biondino e dall'altro lato Nino Madonia, giusto? Nino Madonia, sì. Avvocato. Bene. Signor Onorato, lei ha mai conosciuto o sentito parlare di un tale Rosario Naimo? Rosario Naimo, sì, l'ho sentito Rosario Naimo, ma in questo momento non ricordo in quale occasione. Va bene. Senta, a proposito di San Giuseppe Iato, lei ha mai sentito parlare di un tale santo sottile? No. No. Va bene. Andiamo a
Gaetano Scotto. Diciamo, l'attività di traffico di stupefacenti nella quale era coinvolto insieme, lei ha detto, ai fidanzati, a Bono, era limitata al territorio nazionale? No, non c'era limite. Nel senso, lei ha notizia se questa attività avesse diciamo dimensioni internazionali e avesse sponde in altre nazioni? Sì, loro avevano i collegamenti in Amazzonia con la Colombia, con Escobar, con Cobachim, con Gabriele Palestino, ci hanno sequestrato le navi con migliaia di chili di grezzo, di cocaina, armi. Diciamo che erano fortemente organizzate. Lei ha mai sentito parlare di un tale Caruana? Caruana, sì, Caruana erano pure cosa nostra. Di dove? Non mi ricordo di quale provincia, mi sembra l'Agrigento, non mi ricordo comunque. Ma operavano in Italia o all'estero? Prevalentemente. Operavano all'estero, erano in buoni rapporti con i Madonia e con i Galatolo. E loro ci arrivavano le barche che poi andavano fuori porto, avevano i scafi lì all'Acqua Santa di Giovanni, che i patroni si chiamavano di Giovanni, all'Acqua Santa, sì. E ci arrivavano le barche con gli stupefacenti, con cocaina, il grezzo, armi, insomma avevano questi agganci. E loro parlano come Galatolo, Scotto, Madonia e via di seguito. Ecco, e quindi questa era la mia domanda di precisazione. Quindi Gaetano Scotto era in questo circuito di narcotraffico? Sì. Senta, ma Scotto aveva anche un'attività, diciamo, non oltre alle attività criminali che svolgeva, aveva qualche altra attività? Lui come persona era imprenditore edile, costruiva l'Arenella, gli avevano bloccato un edificio di, non mi ricordo se erano 20, 30 appartamenti, per tanti anni è stato bloccato questo palazzo. E lei sa dove si trovava questo immobile? Sì, ci sono andato spesse volte a trovare lui mentre che lo stava facendo. Era abusivo, era un po' abusivo, aveva problemi con quelli a fianco, si lamentava lui, insomma. E dove si trovava esattamente? All'Arenella, girando verso come se uno vuole andare a mare, un 300-400 metri prima sulla sinistra c'era questo palazzo. Sequestrato perché poi avevano bloccato i lavori, aveva avuto un sacco di problemi. Quindi lei seppe anche che c'erano stati dei problemi amministrativi e un sequestro? Sì, perché io gli dicevo: Danilo, ma che stai facendo? Stai facendo un grattacielo, non hai neanche la gibilità, ci mancava tutto. E infatti poi l'hanno bloccato. E questo, diciamo, blocco della costruzione di Scotto, più o meno in che anno si verifica, se se lo ricorda? Ma siamo già nell'83, 84. Sì. Sa se lui provò in qualche modo a interessarsi per superare questi problemi della sospensione dei lavori? Lui mi diceva che risolveva il problema, poi io parlando con lei, cioè non ricordo, non mi sono più interessato, non ci sono più andato lì, perché poi sono stato arrestato, sono uscito dopo 3 anni, insomma, e lui aveva ancora questo problema, ma però lui diceva che stava riuscendo a risolverlo. E poi, le disse se aveva chiesto aiuto a qualcuno e nel caso a chi? No, lui mi aveva detto che risolveva il problema, però altre cose non mi ricordo, avvocato. Va bene. Senta, lei ha mai conosciuto
una tale Rosalia Cusimano? Una tale Rosalia Cusimano, mi sembra che questa Rosalia Cusimano era forse, se non erro, perché sono tempi lontano, era una donna che aveva a che fare con Gaetano Scotto, non mi ricordo se era o parente o amante, ma comunque aveva a che fare con, la collego con lui, perché lui aveva comprato un ristorante alla Daura, a Scogliera, Vergine sì. Maria. E non mi ricordo se c'era la gestione di... Non mi ricordo. Comunque era una persona che la collego a Gaetano Scotto, e questo... con i ruoli di cui ho detto. Sì, e questo, diciamo, esercizio, questo locale... di cui parla nella zona della Daura, lei ne sentì parlare ai tempi dell'attentato al dottor Falcone alla Daura? E siamo in quel periodo, siamo in quel periodo. Ho capito. Senta, lei sa se Vitolo Forte conosceva questa Rosalia Cusimano? Mi sembra di sì, sì, sì. Può essere pure che io l'ho sentito parlare a lui, perché il discorso è che è dall'Arenella, un discorso che nasce fra Scotto e Vitolo Forte, perciò comunque la collego all'Arenella, a questa Cusimano. Ma quindi lei aveva rapporti personali con Vitolo Forte? Sì, io con Vitolo Forte lo vedevo sempre, spesso, quindi... Va bene. E quindi, diciamo, avevate un dialogo, avevate relazioni confidenziali? Sì, 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 sì. E, senta, lei ha conosciuto solo Gaetano Scotto o anche qualche suo parente? Ma io ho conosciuto che veniva lì in questo terreno il suo fratello Pietro. Poi mi sembra che c'aveva un altro fratello più piccolo, qualche cugino. E a proposito, poi... Sì, avvocato. Sì, ha ragione. No, perché ha detto in questo terreno. Lei, quando dice in questo terreno che ha conosciuto anche parenti di Gaetano Scotto, a quale terreno si riferisce, signor? Il terreno dove che faceva la latitanza Bonanno. Quindi quel terreno, diciamo, che era della famiglia Scotto, nel quale stava facendo la latitanza Bonanno, è giusto? Sì, vabbè. Sì, sì, sì. Avvocato. Sì. E questo Pietro Scotto, lei sa che attività svolgeva? Sì, all'epoca non mi ricordo se lui già faceva parte dei servizi, questi telefonici, cose che lavorava per un'impresa. Questa attività di Pietro Scotto, diciamo, era... utilizzata dal fratello? No, questo non glielo so dire, dottore, è avvocato. Lei un tale Vincenzo Brusca lo ha mai conosciuto? No. Senta, lei ha mai avuto notizia di una macelleria riconducibile a qualcuno dei Galatolo? Sì, la macelleria era in via Ruggero Martorana, attraverso di via Ammiraglio Rizzo, che era il titolare, era Pino Galatolo. Sì. Ma la gestiva un certo la Barbera, non mi ricordo. E Pino Galatolo la frequentava, oltre a esserne il... Sì, la frequentava. Io spesse volte andavo a trovare Pino Galatolo in questa macelleria in via Ruggero Martorana. Ah, anche lei ci andava, quindi era anche un luogo in cui potersi incontrare. Sì, lui incontrava tante persone, Pino Galatolo, in questa macelleria. O se si incontrava da lui, oppure se c'era un po' magari di movimento, lo incontravo da Gammicchia Gomme a Pino Galatolo, ai suoi fratelli, o da Scatassa, dipende. Ho capito. Senta, andiamo a Emanuele Piazza.
proprio al momento appena prima del suo omicidio, vi fece dei nomi, anzi le fece, perché dice che si era rivolto proprio a lei, no? Sì. Dicendo De Gennaro sa. Sì, dice non lo fare perché De Gennaro sa, dice lo sanno tutti che mi devo vedere con te. Lei ha fatto poi il nome di un tale Speranza. Che lui se era in buoni rapporti con questa Speranza di Gennaro. Sì, ma Emanuele Piazza le parlò mai di un tale De Sena? No, non mi ricordo. Bene, ora lei ha riferito anche delle conversazioni avute con Emanuele Piazza a proposito, prima dell'omicidio, a proposito dei suoi rapporti con esponenti della polizia, e ha fatto appunto quei nomi, e anche quello di Contrada. La cosa che volevo capire io è, queste conversazioni nelle quali Emanuele Piazza le riferì di avere rapporti sia con De Gennaro sia con Contrada, riesce a dire se sono avvenute prima o dopo l'omicidio del poliziotto Agostino? Ma siamo in quel periodo, siamo in quel periodo. E i discorsi che Emanuele Piazza le fece su Agostino, le ha detto, ha usato pure diciamo espressioni non positive sul poliziotto Agostino. Sì, positive perché non erano in buone, forse non gli faceva favore, insomma non era tanto. Ecco, e questo discorso rispetto all'omicidio del poliziotto quanto tempo dopo avviene? Ma siamo nel periodo poco prima, qualche mese prima, non lo so, che siamo, che succede poi il fatto suo. Quindi qualche mese prima dell'omicidio Piazza? Sì. Va bene. Emanuele Piazza le parlò mai del dottor Antinoro? Antinoro, sì, questo non mi ricordo se me ne parlò, comunque non mi è nuovo. E allora le faccio un'altra domanda. Lei ha detto che Emanuele Piazza conosceva tutti al commissariato San Lorenzo. Sì. Ecco, a me interessa sapere il periodo, cioè negli ultimi tempi della vita di Emanuele Piazza o anche in qualche anno precedente? No, parliamo di qualche sei mesi prima. Sei mesi prima della sua morte? Sì. Perché lui quando mi comunica il fatto, può essere pure magari 3 mesi prima, 4 mesi, comunque un po' più indietro, mi comunica che mi avevano pedinato, che lui ha sistemato, e insomma stiamo parlando di un po' prima, e poi succede che mi chiede questa cortesia, questa collaborazione con me, se riusciamo a prendere latitante, queste cose. Sì, un po' prima. Non è in grado però di riferire con certezza se Piazza le fece il nome di questo Antinoro? No. Antinoro, non mi ricordo, dottor. Senta, a proposito, lei ha riferito su domanda di tale Vernengo. Lei ha conosciuto esponenti della famiglia Vernengo di persona? Sì, io conoscevo a lui, Pietro Vernengo, a Cosimo Vernengo, e parenti pure. E Pietro Vernengo aveva fratelli? Chi?
Ricorda i nomi o il nome, non, io non so quanti siano. Non ho capito. Allora, io le ho chiesto se lei sa se Pietro Vernengo avesse fratelli. Ho usato il plurale, sì. Ma io, a dire la verità, in questo momento non sono in grado di dire sì, se... Sì, sì, no, ma mi ricordo che aveva un... io conoscevo un altro fratello, perché a lui lo chiamava... non lo chiamavamo Vernengo, lo chiamavamo Pietro, Pietro Tissone. Ho capito. Aveva un fratello, sì. E sembra. Il fratello ricorda come si chiamava? No, perché io frequentavo più a lui. Mm. Ma... il figlio, Cosimo... Il fratello era... sempre, diciamo, gravitava nell'ambiente di Cosa Nostra? Sì, sì, tutti, il fratello, anche il figlio. Senta, sa se ha mai saputo i rapporti di parentela fra Francesco Marino Mannoia e Ivernengo? No, non mi ricordo se... Va bene. Il nome Giuseppe Vernengo, lei lo ha mai sentito? Sì, Giuseppe Vernengo, sì. Sì, e, sì. E chi era rispetto a Pietro Vernengo, Giuseppe Vernengo? Il fratello, mi sembra, perché non mi ricordo se si chiamava Giuseppe o Peppino, chiamava. Comunque, io conoscevo tutti e due fratelli, ma più avevo a che fare con Pietro Tissone, sarebbe Pietro Vernengo. Sì. E anche con Cosimo Vernengo. Ho capito. Sì, ma dico, la domanda dell'avvocato è, adesso che, lui, che l'avvocato ha detto il nome, Giuseppe o Pino, come dice lei, Vernengo, è possibile che sia questo che lei dice essere il fratello di Pietro Vernengo? Sì, 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 io, sì, mi ricordo che il fratello si chiamava Giuseppe, ora perché non mi ricordavo più, perché certo il nome dopo 40 anni, 30 anni, ho conosciuto 5.000 persone di Cosa Nostra, quindi... diciamo qualcosa, anche perché non erano nel nostro territorio, erano il territorio di Santa Maria di Gesù. Vabbè. Era questa la sua domanda, no, avvocato? Sì, 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 proprio. Prego. Grazie, Presidente. Signor Onorato, a proposito di quel locale riconducibile a quella signora Rosalia Cusimano, lei ricorda il nome? No, no. Ricordo questa signora Cusimano che la scogliera, mi sembra, il ristorante, lei dice del ristorante? Guardi, lei di questa cosa ha già parlato, quindi io procedo a lettura delle dichiarazioni che lei ha già reso innanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta il 28 aprile del 2015, la pagina... 262 della trascrizione. Lei dice: Rosalia Cusimano era, se non erro, una donna che stava con gli Scotto, se non ricordo male, in tempi la Marsa, quando io bazzicavo la Marsa. E il PM le chiede che cos'è la Marsa e lei dice: la Marsa è uno stabilimento balneare alla Daura dove c'era la villa del dottor Falcone, un po' più verso Mondello. Sì. E quindi lei vedeva questa signora in questo posto, in questo stabilimento chiamato La Marsa? Sì. Ma di chi era lo stabilimento? Il stabilimento era ad un certo Lucido e lui era il padrone, diciamo, Tanino Scotto, nello stabilimento La Marsa, perché Tanino Scotto da ragazzino ha fatto anche il bagnino in questo stabilimento, quando era ragazzo. E io ero ancora più piccolo e poi successivamente bazzicavamo pure tutti lo stabilimento La Marsa, che faceva poi io addirittura prendevo 2-3 gabbine l'anno e mi dava pure 5 milioni l'anno ogni estate Lucido, che era il padrone, si chiamava un certo Lucido. Sì. E questi soldi che Lucido usciva, questo è il rapporto che c'era anche fra me e Gaetano Scotto, li dava Gaetano Scotto, perché noi quando ci abbiamo fatto il danno per mettersi a posto, lui sì. È andato da Cucuzza, Salvatore e da Gaetano Scotto, non mi ricordo se c'era pure Tarantino, comunque il discorso lo aggiustano quelle dell'Aranella. Sì. E poi lui ogni anno quando apriva mi dava 3
bungalow a noi, della famiglia di Mondello, perché fa parte di noi, e ci dava pure 5 milioni, che poi il bungalow li dava io alla moglie di Gaspare Mutolo, uno glielo dava alla moglie di Giovanni Cosimano, alla moglie dei carcerati. Se ci dava un bungalow andavano a fare il bagno, insomma, le tessere, queste cose. Senta, Salvatore Biondino, con Salvatore Biondino lei parlò mai dell'attentato al dottor Falcone e delle voci circolanti in ordine all'attentato al dottor Falcone? Dell'attentato? Sì, l'attentato alla Daura intendo. Certo che ne parlavo, l'abbiamo fatto insieme. Sì, io le dicevo se Biondino le disse qualche cosa a proposito delle voci che circolavano o che dovevano circolare sul tentativo di uccidere Falcone alla Daura. Sì, mi ricordo che mi aveva detto di girare la voce che questa cosa se l'aveva messa lui, insomma, che non era una cosa che c'entrava niente cosa nostra, una mossa fatta dal dottor Falcone. Se non ricordo male, mi diceva queste cose, insomma. Sì. Lei ne ha parlato, o meglio no, lei prima aveva riferito di un progetto, di un'idea di compiere un attentato a Orlando. Sì. E lei ha detto, io gli dissi che non era proprio il caso, se non ho capito male, giusto? No. Io ho saputo che sì. Totò Riina voleva Orlando lo voleva morto. Sì. Perché parlava con Andreotti, parlava con i politici che all'epoca erano a braccetto con Cosa Nostra. E quindi sul fatto che Orlando accusava Andreotti a Lima, queste che in quel periodo erano persone che facevano parte del nostro sistema per la struttura di Cosa Nostra. Riina, insomma, lo voleva fare fuori. Ora, questo però discorso che riguarda Orlando rispetto all'attentato alla Daura è vicino, lontano? Come tempo? No, prima. Mi sembra che prima, se non erro. Stiamo parlando, parliamo forse comunque la prima volta che Orlando diventa sindaco. Presidente, il signor Onorato, lei ne ha già parlato di questa vicenda sempre alla Corte d'Assise di Caltanissetta il 28 aprile del 2015, pagina 307 e 308. Lei dichiarò, leggo per intero perché altrimenti non si capisce, a proposito della volontà di Riina che voleva morto a Orlando e la Commissione ha detto di no. Lei dice, perché attaccava sempre Andreotti, 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 lo attaccava sempre e Riina lo voleva ammazzare. Ci fu un periodo che ci sono andato dietro, poi siccome Orlando poi era voluto bene dalla città di Palermo, dall'opinione pubblica, e si accantonò questa cosa proprio perché se no si ribellava all'opinione pubblica. E a noi ci preoccupava più l'opinione pubblica che le istituzioni. Quando scende l'opinione pubblica in piazza è finita, deve agire lo Stato. Il Presidente le chiede, e quando fu questa intenzione di Salvatore Riina di far uccidere Orlando? La sua risposta è, parlò e stiamo parlando nel periodo della bomba della Daura, del fallito attentato. Presidente, quindi in quello stesso periodo in cui venne progettato l'attentato, teste Onorato, in quel periodo che Orlando attaccava pure Falcone che si era messo la bomba. Sì, esatto, sì, si attaccava pure, sì, sì. E quindi sì, lei conferma sì, quanto al periodo in cui lei apprese della volontà di Riina di uccidere Orlando, cioè di un periodo molto vicino all'attentato alla Daura? Sì, in quel periodo, avvocato, stiamo parlando sempre di questi periodi della Daura, un po' prima, un po' dopo. Forse anche un po' dopo, signor Onorato, perché lei in quella dichiarazione, se non ho capito male, avvocato mi corregga se ho capito male, lei dice anche perché Orlando
parlava di Falcone, che si era fatto lui l'attentato, qualcosa di questo genere. Quindi probabilmente già l'attentato era da poco, il fallito attentato era da poco avvenuto. In base all'attentato sì, questo è, ma dico, ma anche prima se ne parlava, prima dell'attentato di Orlando. Quindi era un progetto che era nato anche prima, comunque in quel periodo. Progetto, una voce che si diceva in Cosa Nostra, se c'era insomma sto ballottaggio un pochettino. Sì, no, questo è chiaro, dico comunque in quel periodo, nel periodo dell'attentato all'Andau. Vabbè. Ora, andando a quello che le dice Salvatore Biondino, che bisognava mettere in circolo la voce che l'attentato al dottore Falcone se l'era fatto lui da solo, le spiegò qual era la ragione? Per discreditare Falcone anche a livello anche a livello politicamente, diciamo, a livello di fare diventare Falcone un bugiardo, insomma, questo era l'obiettivo. Le faccio una domanda diretta, ma era anche per depistare? Per depistare, sia per depistare, che sempre in Cosa Nostra ormai c'era sta usanza sempre di fare capire agli uomini d'onore che non c'entrava niente Cosa Nostra, e anche per depistare, per screditare, farlo diventare non credibile quello che diceva Falcone. Ho capito. Senta, lei prima ha detto, pure io che ero l'esecutore materiale dell'omicidio Lima avevo messo in giro voci false sull'omicidio Lima. Anche in famiglia. Bene, e che in cosa... In famiglia di Cosa Nostra. E lei che voce mise in famiglia? Che dovevamo cercare chi è stato, perché Cosa Nostra non sa niente, e quindi dobbiamo cercare servizi segreti, russi, bianchi, insomma uno si inventa tutto quello che... alla stedda... Glielo chiedo perché nella stessa udienza Corte d'Assise di Caltanissetta 28 aprile 2015 lei disse, quando è stato l'omicidio Lima, noi abbiamo detto che erano stati i servizi tedeschi, i servizi segreti, che si devono cercare chi è stato. È questo il senso? Sì. Come sto dicendo adesso questo ho detto. E quando lei prima, parlando di quello che le raccontava Salvatore Biondino a proposito... Quando parlavate dell'omicidio Agostino, lei ha detto Biondino sviava sempre. Il senso è sempre lo stesso? Sì, per me sì, il senso è sempre lo stesso. Perché c'era una regola in Cosa Nostra. Anche se io avevo fatto l'omicidio Lima con Biondino, non significava niente che Biondino mi doveva dare la confidenza per dire... Poi magari me la dava, di altre cose me l'ha date, non è che era sempre così. Però anche a certe volte dipende con chi quella cosa l'ha fatta, la chiudevano fra loro due, loro tre, quelli che erano, e si chiudeva il discorso lì. Okay. Quindi non sempre non peccava, certe volte peccava Biondino che mi dava alcune confidenze. Ma scusi, confidenza io però, per confidenza. Probabilmente mi è sfuggita qualcosa. Lei ha detto che quindi Biondino le ha parlato dell'omicidio Agostino e la sua interpretazione è che sviava. Cioè avrebbe detto, per i motivi che ha detto, così come era stato fatto con Salvo Lì, con l'omicidio Lima, eccetera, è giusto? Ma perché? Cosa le disse Biondino? Che... Era una cosa che bisognava cercare, che era stato, perché non... Sì. Cioè la stessa cosa che poi fu detta per l'omicidio Lima. Anche per le strage, Falcone, Borsellino, sempre c'era sta voce. Che... Ho capito. E nessuno poteva chiedere, se dice ma... Quindi il discorso che le fece Salvatore Biondino era identico al discorso che fece lei sull'omicidio di Salvo Lima, giusto? Sì. Bene. Senta, con Salvatore Biondino le capitò di parlare dell'arresto a maggio del 1989 di Salvatore Contorno? Già da anni collaboratore di giustizia in quel momento. In quel periodo si diceva che Salvatore Contorno era alla Daura
E se ne parlò proprio in quel periodo, che c'era addirittura chi diceva che era accanto alla villa di Falcone, che ma era lì alla Daura. Chi glielo diceva? Salvatore Biondino. E le disse per quale motivo si trovava nella zona di Palermo Salvatore Contorno in quel momento? Ma lui aveva detto a noi di sorvegliare quella zona dove che gli avevano detto persone sempre dell'istituzione che c'era Contorno alla Daura accanto alla villa di Falcone. Infatti in quel periodo ricordo bene che noi stavamo organizzando l'omicidio Germanà a Mazara del Vallo, che poi ci sono andati i fratelli Graviano assieme con Bagarella, e noi siamo rimasti lì perché ci avevano dato questa soffiata che c'era Contorno alla Daura. E quindi si diceva questo. Che ci fa? Cosa ci fa lì Contorno? Ma questo discorso con Biondino avvenne prima o dopo l'arresto di Contorno? Prima, perché poi successivamente venne arrestato Contorno. Ma stiamo parlando sempre nel periodo, lo stesso periodo che abbiamo fatto, che c'è stato fallito attentato alla Daura a Germanà e alla Daura. A Germanà o alla Daura? Chiedo scusa, l'ho interrotta. Germanà. Lei ricorda, sì. Così collego questo fatto di Contorno al, perché io poi ho fatto il fiorino, abbiamo preso, perché avevamo le chiavi di un fiorino per fare l'omicidio Germanà, poi questo fiorino l'abbiamo consegnato a quelli della famiglia di Mariana Agate, che se lo sono venuti a prendere a Mondello, che era il fiorino che stava per essere usato per Germanà. Va bene, su questo ora le chiedo una precisazione. Con Salvatore Biondino le capitò di parlare delle lettere del Corvo, così vennero chiamate sui giornali, contro il dottor Falcone a proposito dell'attentato alla Daura, o meglio, prima dell'attentato alla Daura? Non è relativa a Contorno. No, se non ne ha parlato niente. Va bene. No. Senta, a proposito di Salvatore Biondino, lei sa che collegamenti aveva con apparati istituzionali? Salvatore Biondino? Sì. Non mi ricordo se abbiamo parlato di alcune cose certe volte. Comunque lui mi comunicava sempre di non dormire, di stare attento. Una volta mi ha avvisato pure che gli avevano detto quelli della DIA, attraverso la DIA, che c'erano a Valdesi. Erano messi sopra un edificio che stavano guardando se c'era Salvo Madonia, che era latitante. Mi dava sempre questa informazione. Senta, a proposito di volo, le era stato chiesto prima se lei sapesse quale era il motivo per cui Biondino e Riina ne volevano la morte. Lei non ha saputo precisare, se non ho capito male. È corretto?
Sì, non ho ricordi chiari per quanto riguarda Volo, perché se aveva comprato sta villa, o stava per comprare sta villa a Mondello, e mi aveva detto che lo dovevamo acchiappare, questo lo dobbiamo prendere, lo dobbiamo affogare, perché mi aveva fatto discorso di essermista, discorso che era sbirro, che era un pezzo di sbirro. Mi ricordo su questi particolari, però specificamente. Ma l'ho detto subito quando io ho collaborato a Caselli, perché mi avevano detto se c'erano persone in pericolo di vita, e io ho detto che questo volo era in pericolo di vita assieme con altri, perché c'era un progetto di uccidere questo volo. E stiamo parlando, però. Faccio mente locale che erano sempre in base alla sbirritudine, che erano sbirri, che ciccavano la Tetante, che era essermista, aveva a che fare con Condorelle, con Ecco, queste allora, cose di qua. forse più che Condorelli voleva dire Concutelli. Con Cutelle, no, Condorelle è quello del Appunto. Tornò. Presidente, leggo dal verbale del 28 gennaio 2014 reso alle procure di Reggio Calabria, Catania e Caltanissetta a proposito delle ragioni dell'attentato da fare nei confronti di Volo, lei disse in quell'occasione quello che le aveva detto Biondino. Mi spiegò che Volo aveva fatto degli sgarbi, aveva avuto a che dire con il noto estremista Concutelli, quindi non era in rapporti con Concutelli, ma anzi la ragione era di un contrasto che c'era stato. Sgarbi, lei dice che Volo aveva fatto a Concutelli. Ricorda? Sì, se ho detto questo è Quindi così. Conferma questa. scusi, avvocato, è più o meno quello che ha detto prima, rapporti con Concutelli, eccetera. Adesso però l'avvocato le sta precisando, rapporti conflittuali, cioè il Volo avrebbe avuto un contrasto con Concutelli, è questo il concetto, giusto? Lo ricorda Sì. adesso? Parlava di questo motivo, Biondino. Vabbè. Che Senta, era sbirro, mi aveva detto pure che era sbirro, che era un crasso, tutte queste cose di qua. Quindi per ucciderlo vuol dire che c'erano i motivi validi e gravi. lei si adoperò per preparare l'uccisione di Volo? Sì, io mi sono adoperato subito, io ho dato l'appuntamento perché lui stava comprando sta villa e voleva fatto dei lavori. Poi, appena io ho detto ci vediamo qua e là, non si è fatto più vedere, Ma non si è fatto più. e lei proprio in quel periodo poi non fu allertato, non fu coinvolto per un altro attentato? Sì, era un periodo che poi questa cosa fu accantonata perché io avevo sempre era impegnato sempre con Biondino e per questi motivi di cui ho parlato. Non mi ricordo per che cosa fu che non abbiamo o mi sembra che lui ha capito, non ha fatto più vedere, non mi ricordo.